Buonasera a tutti, bentornati sul mio canale. Abbiamo subito Alexander in prima visione, cercavo di mettere me l'emozione di questa sera. Grandissima emozione per me sicuramente, ma so anche per tutti i miei ascoltatori. Come vedete sono già con Alexander Dugin, con cui abbiamo avuto qualche piccola problematica, e anche Rainaldo, che ringrazio tantissimo per il supporto, per l'organizzazione, il contatto e tutta questa realtà che si sta concretizzando stasera è ovviamente anche grazie a lui. Abbiamo avuto qualche problema tecnico, motivo per cui è saltata la diretta su Facebook, che riposterò successivamente. Sappiamo che YouTube non mi vuole bene, secondo me stasera mi vuole meno bene del solito, ma non importa. Felice comunque di poter intervistare dal vivo Alexander. Grazie, grazie, grazie per essere con noi. Sappiamo che ha molti impegni e quindi rubare tempo prezioso per noi è un onore. Grazie ancora. Grazie a lei. Allora, avrei sconfinate domande, però cercherò di essere sintetica. E siccome so che moltissime persone in questo momento sono attirate dal discorso dell'attualità, anche se dico a tutti i miei ascoltatori che Alexander è un ricercatore, uno studioso, un filosofo, un politologo, potrei dire tante cose, ma comunque dalla cultura veramente sconfinata, e ridurre le domande all'aspetto dell'attualità per quanto mi riguarda è veramente un delitto, per cui cercherò di spaziare il più possibile. Ma allora, diciamo che tutti stiamo assistendo a quella che, se vogliamo definirla correttamente, è un'operazione militare speciale che la Russia sta operando. Quello che ci terrei a discutere con lei è la portata di quello che sta avvenendo, perché io credo che mentre per la NATO, per l'America, per l'Europa, questo sembri una cosa legata ai confini dell'Ucraina, di una nazione, penso che il valore che invece ha questa operazione militare speciale per la Russia sia molto più elevato. Cioè è un peso quasi ontologico, direi, ha un significato molto più grande. Quindi, niente, vorrei sapere da lei come potrebbe descrivere quello che sta accadendo in termini proprio di significato per il popolo russo, per lo spirito russo e anche per gli equilibri che ci sono in gioco a livello mondiale oggi. Sì, di parlare sull'operazione speciale militare e parlare propriamente del cambio dell'ordine mondiale. Non si tratta di una guerra locale, non si tratta del conflitto tra la Russia come lo Stato nazionale con altro Stato nazionale, Ucraina, o tra due popoli, ma si tratta del grande cambio nell'ordine mondiale. E Fukuyama recentemente ha chiamato suo articolo interessante e corretto, la guerra di Putin contro l'ordine mondiale liberale. Questo è corretto. Questa è la guerra di Putin, non contro l'Ucraina, ma contro l'ordine mondiale liberale. E questo che significa questa formula, questo nome, questa scelta delle parole? Si tratta del cambio dell'architettura del globo, del mondo nostro, e per comprendere la portata, la significazione, importanza di questa operazione, bisogna dare una prospettiva retrospettiva dei cambi del
ordine mondiale negli ultimi 100 anni. Dopo, negli anni 80, in anni 80, abbiamo vissuto nell'ordine bipolare. La gente che hanno età abbastanza hanno vissuto, come io per esempio, più che 30 anni fa, noi abbiamo vissuto nel mondo bipolare, dove esistevano due poli, tutte le decisioni sul livello planetario, sul livello mondiale, tutto era deciso non da solo polo occidentale o americani o il campo capitalista, come si diceva a questa epoca, ma tutte le decisioni erano doppie. Unione Sovietica poteva fare una decisione, gli Stati Uniti la decisione contraria, e esistevano due poli sovrani, non un polo sovrano, ma due poli sovrani, e non più che due, perché l'Europa non esisteva come il punto delle decisioni libere, o per esempio i paesi dell'Europa orientale non erano liberi di prendere decisione. Solo Unione Sovietica, Mosca e Washington erano due poli realmente sovrani. Dopo il crollo dell'Unione Sovietica siamo entrati nell'ordine mondiale differente. E era l'ordine unipolare. In questa situazione non era la distribuzione della sovranità a tutti, era al contrario, era la concentrazione delle decisioni tra le mani dell'Occidente, degli Stati Uniti. Questa è il senso della unipolarità o di un momento unipolare, come diceva Charles Krauthammer, un autorevole autore americano. E questa unipolarità non ha distribuito la sovranità a Francia, a Germania, Italia, Europa, l'Asia, come sarebbe possibile, ma tutta sovranità era sempre concentrata tra le mani degli americani. Un polo svanito, non esisteva più, e altro polo, il polo liberale, il polo occidentale, atlanticista, rimaneva, si rimane sempre come... ma concentrando tutto il potere di decidere per tutti. E NATO era questo strumento di questa egemonia unipolare. Dopo del crollo dell'Unione Sovietica sono venuti altri processi della distruzione del spazio post-sovietico russo, e Brzezinski, l'ideologo di questa unipolarità, ha chiaramente visto che
separazione dell'Ucraina della Russia nel processo di questo crollo dell'Unione Sovietica rappresentava l'elemento essenziale per non lasciare alla Russia mai ridiventare il polo sovrano. Senza Ucraina la Russia è stato nazionale, con Ucraina la Russia diventa impero. Le parole sono di Brzezinski. E per non lasciare la Russia a ridiventare impero, e questo era il scopo di NATO, di questa unipolarità, l'Occidente ha fatto tutto per demonizzare la Russia negli occhi degli ucraini, per imporre il suo controllo, per dare tutte le possibilità a ucraini di si riorientare, riorientarsi verso Occidente. Ma con la crescita della sovranità della Russia nell'epoca di Putin, Mosca poco a poco è cominciata di diventare impero riacquistare la sovranità, e questa era l'idea di Putin dall'inizio del posizione nella posizione del presidente e questa ha fatto il conflitto inevitabile. Quando la Russia si sentirebbe abbastanza forte e sovrano, il conflitto con Ucraina diventerebbe inevitabile. Nel certo momento, quando la crescita della sovranità della Russia arriva al punto critico, questo scontro per riacquistare Ucraina diventerebbe inevitabile. E questo precisamente ho pensato io, che questo momento è arrivato già nel 2014, e mi sono sbagliato, non era così. Putin, forse la Russia, non era pronta per cominciare questo conflitto a livello totale, e dopo 8 anni credo che questo momento inevitabile dal logicamente è arrivato, e tutto questo sono i segni della trasformazione, altra trasformazione dell'ordine mondiale. Oggi, adesso, si fa questa trasformazione, questo cambio dal sistema unipolare fino al sistema multipolare. E per questo la Russia nel mondo, quando la Russia diventerà impero o il polo totalmente sovrano, oggi non è possibile di arrivare a una bipolarità che esisteva prima. Quando la Russia sarà davvero indipendente e sovrano come il polo delle decisioni, altri poteri anche diventeranno sovrani. Oggi c'è terzo polo sovrano, la Cina, che guarda come la Russia fa questa operazione militare speciale per riaffermarsi come terzo polo indipendente. India guarda come tutti questi processi, non perché India sta troppo interessata dalla Russia o dall'Ucraina, ma India comprenderà o leggerà questi eventi come la possibilità di affermarsi con il quarto polo
indipendente. È lo stesso per il futuro di Europa. Europa nel futuro, non oggi, non domani, quando questa situazione dell'Europa è totalmente... l'Europa è totalmente sottomessa all'atlanticismo, al potere americano, al campo occidentale. Europa, questa è la differenza tra l'Europa e la Russia, l'Europa e Cina, non ha tuttavia riacquistato sua sovranità. Europa è come Europa orientale. Era totalmente dipendente dall'Unione Sovietica, oggi Europa occidentale e orientale sono totalmente sottomesse al potere americano. Ma quando questo potere sarà più debole, Europa potrà usare le conseguenze di questo scontro molto difficile, molto tragico per noi, perché si tratta della guerra civile, perché gli ucraini sono come noi, è lo stesso popolo. Noi combattiamo contro noi stessi, e questo non è bene, e questo è tragico, questa è la guerra civile. Ma Europa potrà nel futuro usare questo conflitto tragico per riaffermare sua propria sovranità, in confronto con noi, ma anche nel confronto con gli Stati Uniti. Non si tratta di raggiungere Russia al posto degli Stati Uniti. Si tratta della decisione, delle possibilità, della scelta radicalmente diversa. Si tratta di avere la sovranità europea e usare come Europa crede importante, rimanere come il potere secondario totalmente controllato dagli Stati Uniti. Ma credo che Europa sarà non uno dei primi, ma uno dei ultimi poteri per comprendere il senso vero di questo cambio dell'ordine mondiale, perché l'ordine mondiale liberale non è ordine europeo, è ordine mondiale americano, che non chiede a Europa che Europa pensa dei valori, dei interessi geopolitici, impone, Stati Uniti impongono sui propri valori, sui propri interessi a tutti, e per questo la Russia diventa, al contrario, oggi sovrana nel senso geopolitico, ma anche nel senso delle civiltà. Sovrana come la civiltà più tradizionale, con i valori diversi. Per questo questa guerra, questa operazione militare speciale è la guerra delle civiltà, il scontro delle civiltà, la civiltà globalista, liberale, americana, unipolare, e altra civiltà russa, ortodossa, molto più tradizionale, che si scontrano oggi. E questo è il momento chiave del cambio di tutto il mondo. E questo è il momento rivoluzionario. Bellissimo, sono perfettamente d'accordo, credo che questa visione sia estremamente importante per comprendere quello che sta capitando oggi. Rispetto al suo discorso sullo scontro contro l'atlantismo, il polo atlantico, eccetera, so che lei ha fatto una profonda analisi dell'origine anche dell'atlantismo, che risale ai Fenici, al culto di Moloch, quindi ha un taglio molto specifico. Non so se è la sede adatta, ma magari spiegare alle persone
qual è l'origine dell'atlantismo, ma da tempi immemori, proprio archetipicamente, simbolicamente, potrebbe aiutare a capire quello che sta avvenendo. Grazie per questa questione. Si tratta della geopolitica. C'è una disciplina scientifica che si chiama geopolitica. Non ho creato questa disciplina, esisteva più che 100 anni, e era creata dall'autore anglosassone, dell'inglese, che si chiamava Halford Mackinder. Sir Halford Mackinder, che era un imperialista britannico, ha voluto di dare a questa politica imperialista della Britannia il fondamento più profondo, una spiegazione storica o culturale della civiltà. E è arrivato lui alla visione che io trovo molto corretto, che è molto felice come il metodo. Questa visione era che, secondo Mackinder e Brzezinski e tutta la generazione degli autori, degli esperti americani, sono continuatori di questa Mackinder. Non è una cosa immaginata da noi, dai russi, ma questa è la scuola del pensiero molto centrale negli Stati Uniti, come era prima negli ultimi anni dell'impero britannico. Sempre secondo Mackinder, ci sono due tipi delle civiltà: la civiltà tallassocratica e civiltà tellurocratica. La civiltà della terra e la civilizzazione del mare, tallassocrazia. Questa visione, secondo Mackinder, spiega una certa tensione tra questi due tipi, tra Roma e Cartagine. Roma era tellurocratica, la classica civiltà della terra, civiltà conservatrice, con il valore dell'onore, con i guerrieri, con una tradizione eterna, con i valori che non si cambiano, molto, molto. Stessi attraverso il tempo, statici, i valori statici. Questa è la civiltà della terra, e Roma è l'espressione perfetta e completa di questa civiltà. E contro, nelle guerre puniche, Cartagine era la civiltà opposta. La civiltà della mare con controllo su coste, con un sviluppo tecnico, con mercato libero, con esercito che era comprato, tutto era una forma del capitalismo finanziario con interesse con i banchi. Questa è una idea della modernità. Cartagine rappresentava modernità, il progresso tecnologico, questa forma dell'oligarchia dei più ricchi, e Roma rappresentava l'ordine dei soldati, dei guerrieri, dei sacerdoti. E queste due civiltà si scontravano, e come diceva Chesterton, la vittoria di Roma ha definita radicalmente, irreversibilmente tutta la storia dell'Europa. Europa ha seguito Roma. Europa ha seguito questo ordine tellurocratico.
Anche nella Grecia c'era un scontro tra le civiltà rappresentava da Atene e Sparta. Sparta era come Roma, Atene era come Cartagine. Democrazia e gerarchia o monarchia. La monarchia era Sparta, democrazia era Atene. E negli ultimi secoli queste due civiltà hanno cambiato sui centri. Sempre secondo Mackinder, il centro della tellurocrazia era Russia, Heartland, la terra del cuore, e il centro della talassocrazia è diventato Londra, Inghilterra, e dopo di questo, nell'ultima parte seconda parte del secolo XX, questo centro ha cambiato il suo luogo. Era trasportato agli Stati Uniti. E grande gioco dei britannici contro i russi rappresentavano una parte di questo scontro delle civiltà, e la guerra fredda era continuazione di questa grande scontro dell'urocrazia contro talassocrazia. E la fine, il crollo dell'Unione Sovietica era geopoliticamente la grande vittoria della talassocrazia, che è diventato unico polo. Questo è un diluvio che ha distrutto altro, acqua, il mare, ha vinto Leviatano ha vinto Begemoth, come diceva Carl Schmitt, e quasi ha vinto. Negli anni 90 tutti hanno impressione che la Russia non risorgerà più, non emergerà più di questa situazione della distruzione interiore, e questa era la vittoria della talassocrazia, del questo atlanticismo. È interessante che secondo Platone gli Atlanti erano distrutti precisamente per la colpa di acquistare troppo ricchezze, d'essere Cartagine. E questa la civiltà di Atlantis era la forma antica e classica della talassocrazia. Il suo dio era Poseidone, secondo Platone. E la fine dell'Atlantis era con mare. Il mare ha distrutto Atlantis. Atlanticismo è un tipo della civiltà marittima, la civiltà del mare, che dopo il crollo dell'Unione Sovietica ha voluto controllare più e più spazi nel continente, incerchiando la Russia come il serpente. E tutti pensavano che la Russia non restaurerà mai suo potere. Ma con Putin c'era un cambio, grande cambio della guerra delle civiltà, grande cambio geopolitico, e la Russia è cominciato di restaurare il suo potere. E precisamente questa guerra di oggi tra noi e l'Occidente entra in questo
contesto geopolitico creato, immaginato non da noi, ma dai anglosassoni, che è molto importante che l'elite americana sempre segue questa linea, questa visione. E questa per loro è molto chiaro tutto che io dico, che tutto chiaro che questa maniera di pensare il mondo, perché noi utilizziamo la stessa visione che loro hanno, ma per loro, come ho detto molte volte già, per loro geopolitica deve essere solo la geopolitica del mare, la geopolitica del Cartagine, dell'Atlantis, e tutti che vogliono utilizzare anche questa visione contro loro sono i peggiori, sono i demoni, sono i criminali, perché la geopolitica è la loro scienza, il loro metodo, e tutti altri non hanno diritto di appropriare o usare geopolitica. Ma per noi questa è la questione della vita e della morte, e per questo non possiamo non usare geopolitica che i nostri nemici usano contro noi. Questa è più o meno l'introduzione nella scienza della geopolitica, ma il punto centrale qua è che non abbiamo immaginato noi russi, non abbiamo immaginato questa scienza, questo metodo, questa scienza era elaborata da anglosassoni, e noi abbiamo scoperto questa scienza, abbiamo trovato questa scienza, abbiamo letto testi, libri, e abbiamo deciso di sviluppare la strategia opposta, semplicemente. Questa è una risposta logica, normale, della civiltà della Terra sovrana, come il soggetto della storia, come il centro della storia, e non come oggetto della storia, come è oggi tutti altri, all'eccezione dei poli sovrani, che non sono tanti. Oggi sono tre, e la Russia lotta oggi per fissare questa posizione, questa identità, questa essenza d'essere il soggetto della storia contro grande pressione della civiltà del mare, che vuol sempre imporre suo ordine mondiale, nuovo ordine mondiale, suoi valori di LGBT, transumanesimo e tutte altre che voi conoscete molto, molto meglio che noi, e imporre come il valore universale obbligatorio per tutti. E contro questa normatività dei valori, che per noi sono non le norme, ma la perversione, peccati, noi lottiamo oggi nell'Ucraina. Allora, ci sarebbero tantissime cose da dire, ma credo di non poterla tenere qui tre giorni, anche se mi piacerebbe. Volevo fare una riflessione con lei proprio sulla simbologia della Russia, della Federazione Russa, della bandiera che vede il grifone bicefalo con il simbolo di San Giorgio che uccide il drago, che ritroviamo anche nel simbolo dei Romanov, comunque girato dall'altra parte San Giorgio, ma è la stessa simbologia. Continuiamo a vederla in moltissime, tipo coccarde che ha il presidente, che ha Putin in varie occasioni. Abbiamo il nastro di San Giorgio, che poi è la Z, che ritroviamo ultimamente sempre più presente, e proprio per la sua preparazione anche in ambito simbolico, volevo che lei ci introducesse questo legame tra San Giorgio che sconfigge il drago,
la Russia, sia la bandiera della Federazione Russa, ma anche più antico appunto con il simbolo dei Romanov, alla presenza oggi così ripetuta, perché poi tra l'altro anche nella manifestazione che c'è stata come rievocazione degli 8 anni della liberazione della Crimea, anche in quel caso c'erano i giornalisti con la Z e c'era stata la coccarda la stessa che era proprio sulla giacca di Putin e di altri personaggi. Quindi questo discorso dello scontro di San Giorgio contro il drago, secondo me, vede descrivere molto bene quasi il compito forse della Russia, ma anche questo momento storico, credo. Si tratta dell'aghila bicefale, del simbolo bizantino, e il simbolo dell'impero. Il stesso Aquila, perfetto, Aquila. Aquila. Questa aquila bicefale era il simbolo dell'impero bizantino e impero romano, impero che unisce Oriente e Occidente, che sta nel centro del mondo. E per questo la tradizione imperiale sta legata a questo simbolo. Questo simbolo è il simbolo dell'impero, del sacro eterno impero, che c'è una tradizione cristiana e forse pre-cristiana, che esistono quattro regni universali: Caldeo, Babilonio uno, iraniano, Achemenides persiano secondo, di Alessandro Grande di Macedonio era terza, e Impero Romano 4. E questi quattro stati universali sono le forme della stessa del stesso impero, impero eterno, impero che coincide con il tempo e che sarà distrutta con l'arrivo dell'anticristo. Questo impero era cristianizzato con Costantine, e ma questo sempre la stessa impero, stessa aquila. Stessa aquila che è la manifestazione della civiltà della terra, dell'eternità, delle cose costanti, dei valori antichi, classici, che non si cambiano, gerarchiche, tradizionali, le famiglie, le relazioni, la tradizione, la sacralità. Questa è la sacralità politica. Lo Stato con missione universale è precisamente impero, e impero sempre romano, perché dopo di questo quarto Stato universale, esisterà nulla, non esisterà niente, perché questo è l'ultimo Stato. E nel greco si chiama questa formula dell'impero, dell'imperatore, catecone, che sopporta, che sostiene il mondo, e impero è un sostegno per il mondo. Senza impero non ci sarà il mondo. Nessun mondo. Questo significherà che non c'è più l'ordine nel mondo, e c'è un caos che distruggerà
la umanità arriverà l'anticristo e solo imperatore con aquila bicefale è un ostacolo a questa venuta dell'anticristo. Questa era l'idea dell'impero nel contesto cristiano, ma che continuava la tradizione molto più antica, molto più vecchia, e per la Chiesa ortodossa impero esisteva solo con imperatore dell'Oriente, imperatore dell'Oriente e del imperatore Bizantini. La Roma è diventata Costantinopoli, e questa Costantinopoli era chiamata Nuova Roma e centro dell'impero romano. E gli imperatori bizantini erano considerati i portatori di questa aquila bicefale, e Roma dei papi ha perso questa possibilità di essere considerata come impero. Era la parte dello stesso impero con il centro metropolea in Costantinopoli. Tutti cristiani ortodossi sempre pensavano così, sempre credevano così. Dopo il crollo del Roma, secondo la nostra tradizione russa, della Chiesa russa, questa Roma era trasportato a Mosca, e per questo la Russia ha ricevuto la missione d'essere catecone, d'essere l'impero. E questa aquila bicefale era presa come il simbolo di questo impero universale, il centro del mondo. E Mosca è il centro del mondo, e Roma nel senso spirituale e simbolico. Per questo spiega come noi i russi ortodossi putiniani comprendiamo nostra missione. Noi siamo ghibellini di oggi, noi siamo difensori del grande impero eterno. Noi ci sentiamo seguaci di Dante con sua de monarchia, seguaci di Hohenstaufen, dei imperatori di Federico II, Federico I, ma con l'ontologia dell'impero che sta nei nostri bandieri, e questo simbolo con cui noi lottiamo oggi, questo simbolo è simbolo di questo, del catecono, di colui che sostiene il mondo e non lascia anticristo di apparirsi. E per noi la civiltà occidentale moderna è precisamente l'anticristo, è antiumano, è totalmente tecnologico, è Cartagine, è il diavolo materialista, totalmente perverso, che fa dai peccati enormi, che impone le perversioni a tutti, a piccoli bambini, distrugge famiglie, e tutta la tradizione, tutta la religione, tutta la sacralità. E per noi questa lotta è precisamente la lotta escatologica dei portatori dell'aquila imperiale, dei rappresentanti del Terza Roma, come il dragone, il dragone del mondo moderno, il dragone del dracone della civiltà marittima, degli Stati Uniti, dei pazzo Biden, di questi LGBT. Per noi occidenti oggi
non è Occidente cristiano, è la civiltà anticristiana, antispirituale, antisacrale, è civiltà dell'anticristo. Ma, per questo il simbolismo di San Giorgio, che è il simbolo di Mosca, è il simbolo di Mosca, e per noi è molto importante, che uccide il dracone, è precisamente il senso corto, il senso molto molto chiaro di nostra lotta. Nostra lotta è precisamente questo, la lotta dell'impero eterno della Roma come civiltà terrestre e come tradizione e sacralità contro il mondo dell'anticristo. E Ucraina non è nemico, è nostro popolo, la parte del nostro popolo che sta sotto controllo dell'anticristo. Non sono cattivi, non sono male, ma sono manipolati, sono i vittime dell'anticristo, sono posseduti per noi. Ucraini sono posseduti dal spirito perverso dell'Occidente attuale postmoderno, e noi vogliamo guarire, curare, non uccidere, ma curare e salvare gli ucraini. Non si tratta del cinismo, è come noi comprendiamo nostra missione. Beh, questo è particolarmente evidente per come si sono mosse le situazioni finora. Se si fosse voluto attaccare realmente e velocemente, ci sarebbe stata una strage, ma si sarebbe potuto fare, insomma. Il fatto di prolungare, anche lasciare il tempo, di così fermarsi almeno quelli che ancora si rendono conto di quello che sta capitando e della manipolazione in corso, significa che il principio è proprio quello di tutelare il più possibile. Ma adesso io non vado a ritornare nuovamente su questo discorso dell'Ucraina, perché comunque abbiamo già parlato tanto. Qualcuno chiedeva, in questo momento storico così cruciale di cambio epocale, in cui potremmo dire che ci sono due paradigmi teorici a confronto. C'è proprio il tentativo di destrutturare un paradigma che finora ha tenuto comunque il potere e ribaltarlo in funzione di un'altra realtà. Molti si chiedono come lei vede, oddio, è una domandina piccola, il futuro dell'umanità, ma nei termini in cui l'uomo si trova in un momento chiave. E so che tutta il suo discorso sul Sole di Mezzanotte, il soggetto radicale, meriterebbe puntate e puntate, però siccome credo sia estremamente affascinante e nessuno meglio di lei lo può riassumere, la lascio parlare. Sì, grazie. Questa è la domanda non semplice, ma quando parliamo del soggetto radicale, questo è il concetto che la vera natura dell'uomo, del centro intimissimo dell'uomo, si appaia nel due momenti della storia: all'inizio, nel paradiso, e nel momento finale, vicino al giudizio terribile, al momento finale della storia. In due momenti la vera natura dell'uomo si appaia come è. E nella tutta la storia sta nascosta questa natura, non si appaia. Esiste indirettamente nella storia, è il motore della storia, ma
sempre sta nascosto dietro le forme più o meno superficiali. È solo nei due momenti, nell'inizio del ciclo e nella fine del ciclo, questa natura si manifesta, e questo è il soggetto radicale. Il soggetto che vive dentro del soggetto, dentro della nostra soggettività, e la soggettività abissale, metafisica, più soggettiva che il soggetto stesso, che sta, e quando non c'è soggetto, questo soggetto normale, abituale, questo soggetto sempre è un po' il centro dell'eternità dentro di noi, questa dignità dell'essere creato dal Dio. Questo è il portatore della libertà vera, profonda e metafisica, questo soggetto radicale. E in certo senso è il Dio in noi, il Dio umano, non il Dio Dio, ma il Dio che è semi-Dio, in certo senso, è metà Dio che sta, ma che è eterno come il Dio, ma creato che tutte altre creature. E questo è l'elemento più nobile in noi, che è manifesto nel paradiso, e nel momento della fine della storia, perché quando tutto finisce non c'è più nessuna tradizione, nessuna sacralità, nessuna tutte le distruzioni, nessun ordine, questo soggetto sempre è il fonte eterno di tutte le strutture, di tutti gli ordini, di tutte le nobilità, di tutta sacralità. Può esistere e essere sacrale fuori della sacralità, che tutti uomini normali sono sottomessi alle condizioni cicliche, e il soggetto radicale non è sottomesso alle condizioni cicliche, e per questo rimane se stesso sempre, e si appaia, si manifesta nel momento più difficile, più oscuro nella storia, come l'asse immutabile del mondo. E questo è il momento che noi avviciniamo più e più a questo momento, e Julius Evola ha individuato il concetto molto vicino nell'uomo differenziato, uomo che vive nel mondo moderno ma che non appartiene a questa modernità, che è diverso, non, ma diverso interiormente. E l'idea del soggetto radicale è una interiorizzazione più radicale di questo concetto dell'uomo differenziato, per arrivare a una antropologia radicale, antropologia delle soggettività più che il soggetto normale. E futuro dell'umanità, il nostro futuro dipende da questa nuova strutturazione delle ontologie, dell'essere, intorno a questa figura che appaia, non è evidente, ma che diventa più e più chiara e trasparente, più e più presente nella nostra vita, come una forma della negazione più e più radicale del mondo attuale, occidentale, unipolare, liberale, postmoderno, che si distrugge se stesso, perché oggi la civiltà occidentale, la civiltà liberale si distrugge se stessa e crea più e più il vuoto. Non c'è più seduzione, ma obbliga, impone sue regole. La civiltà occidentale è diventata radicalmente totalitaria oggi, è vuota del
contento, no, non c'è nessun contento nei valori, nessun contento nella narrazione, e questo vuoto che cresce, questo deserto che cresce, come Nietzsche diceva, crea anche le condizioni dell'apparizione, le manifestazioni di questo soggetto radicale come il punto finale dell'antropologia, perché quando tutto nell'uomo che è esteriore, tutto che è alienato, rimane solo che non può essere alienato, e per questo resiste questa alienazione, non perché è più forte, ma non può più alienarsi. Tutto che può essere alienato si diventa così. È solo il centro assoluto del spirito dell'uomo più interiore, che l'interiore stesso, rimane. E questo è precisamente il futuro delle civiltà, perché ci sono due momenti nel futuro: il futuro per tutti e il futuro per il soggetto radicale, che si uniscono a questa asse del soggetto radicale. Per loro arriverà uno futuro, per tutti gli altri altro futuro. E credo che il destino della maggioranza dell'umanità che vive oggi è la distruzione totale, il vuoto è suo futuro, non esistenza, non essere, che il dracone, l'anticristo, questo abisso, questa distruzione nel caos, nel vuoto, e questo è il destino per la maggioranza. Ma c'è un'elite spirituale, i veri eletti, i tradizionalisti, i portatori dell'impero di questa aquila bicefala, dei ghibellini eterni, che rappresentano l'esercito spirituale dei ultimi tempi, che precisamente è l'esercito del soggetto radicale. Per loro è riservata altro futuro, il futuro alternativo. Allora, quindi potremmo dire che siamo di fronte, e noi l'abbiamo detto più volte in anche delle conferenze, a una guerra spirituale, esatto, più di qualsiasi altra cosa, in cui da una parte abbiamo un'elite che propone la distruzione dell'aspetto più umano dell'essere umano, quindi portarlo verso la macchina, il transumanesimo, fargli perdere la propria identità sociale, culturale, familiare, sessuale, tutto quello che si può. E dall'altra parte a questo Great Reset si contrappone il Grande Risveglio, che è forse il suo controaltare, possiamo dire questo? Esatto, esatto. E questo, questa gente di Grande Risveglio, la razza di Grande Risveglio, non è razza fisica, biologica, è la razza spirituale, e questa razza spirituale è esercito del Grande Risveglio, che è l'esercito del soggetto radicale. È importante che contro queste elite liberale, globalista, che sono i governatori dell'umanità attuale e che conducono l'umanità fino al scopo, loro scopo della distruzione, della trasformazione nel post-umanità, distruzione dell'umanità al favore della post-umanità. Questa idea di perdere all'individuo tutti i legami con
con identità collettiva, questa è l'ideologia del liberalismo, di liberare l'individuo da tutti i legami con identità collettiva, anche con identità sessuale che collettiva, religiosa, nazionale e anche umana. Questo liberalismo oggi entra nel conflitto con essere umano, con umanità, perché individualismo portato alla conclusione logica non permette di avere questa identità umana come identità collettiva e vuol distruggere il postumanesimo, l'ultima fase, di questo di questo sviluppo tecnologico, di questo progressismo materialista liberale. E questo è il partito, grande partito del Great Reset, tutti questi, ma al centro sono elite, alla periferia sono maggioranza, la massa, ma all'altro lato della massa, per il mondo unipolare dove l'elite dei Great Reset sta nel centro, c'è un anticentro, non masse, non sono periferie, siamo noi che sono i rappresentanti dell'elite alternativa, dell'elite anche globale, dell'elite anche capace di leggere, di comprendere, di governare l'umanità, ma con impero e non con questa democrazia satanica, che non è democrazia, è una forma della falsificazione della vera democrazia, è un totalitarismo liberale che delle elite liberali globaliste, il partito del Great Reset, che ha concentrato tra sue mani tutto il potere mondiale, anche intellettuale, anche educazione, politica, cultura, tutto. E noi, il partito del soggetto radicale, i nuovi ghibellini, noi siamo anche elite, non siamo le masse, perché abbiamo le capacità di leggere, di comprendere, di fare decisioni, di attaccare, di lottare, di fare le guerre. E questo, tutto questo possono fare solo i soggetti, gli intelletti, gli esseri che sfidano coscientemente sfidano il potere illegittimo delle pseudo-elite sataniche che hanno usurpato il potere, il controllo sull'umanità e vogliono portare questa umanità all'inferno. E noi siamo contro questo progetto e noi proponiamo all'umanità di risvegliarsi, di comprendere che queste elite non sono i veri conduttori del loro destino e noi proponiamo rivoltarsi e entrare nel questo processo di grande risveglio che la Russia ha iniziato già. Russia oggi è il portatore, il simbolo che questo risveglio, grande risveglio è possibile, che è attivo, che è combattente, che non osserva solo come la fine, il mondo finisce, e la fine arriva, ma oppone a questo corso dei eventi, a questo destino, è eroe che uccide il dracone. San Giorgio, è la missione del San Giorgio di difendere l'umanità contro il Satano, contro il mostro, contro la grande perversione, e questo è precisamente
Questo partito o esercito del grande risveglio non si riduce alla Russia sola, tutti, e questo totalmente aperta a tutti, questo è l'ultimo scontro dell'umanità guidata dall'elite spirituale del soggetto radicale il potere del diavolo. Precisamente più o meno noi i russi comprendiamo così la nostra situazione attuale. Io credo che il popolo russo sia molto più consapevole di quello che sta accadendo e molto meno condizionato dalla propaganda. Qua in Italia, in Occidente, viene raccontata una storia, come al solito, assolutamente inventata, e sicuramente lei potrà definirci meglio qual è il vissuto della popolazione russa, della gente, rispetto alle scelte adoperate da Putin. Perché ovviamente la propaganda a noi racconta sempre un'altra storia, quella più comoda. Ecco. Credo che oggi la popolazione, il popolo è meglio di dire, il popolo russo è molto consapevole della situazione. La unica cosa che ispira a noi la vera paura è finire operazione speciale militare. Questa provoca la paura e l'odio. Noi, tutto il popolo oggi si unisce alla vittoria. Per noi essere russi, essere vivi, essere se stessi oggi è vincere, è lo stesso che vincere. Non tutti sono ammiratori di Putin. Non credo che nostra popolazione sta d'accordo con tutto che Putin fa, ma tutto il popolo sta a favore della vittoria, di questa riaffermazione della nostra sovranità, della nostra dignità, della nostra indipendenza. E è interessante che questo non sono effetti della propaganda. La propaganda non fa niente, non fa la situazione meglio o peggiore, ma non cambia niente, perché il popolo comprende molto più i veri fini, i veri obiettivi di questa operazione speciale che elite. Il popolo sta molto più avanzata nel questo senso. E tutto che dice Occidente è testimonio dell'incomprensione assoluta della società russa, perché alla superficie i russi possono essere compresi come moderni o occidentalizzati, eccetera, eccetera, ma si tratta solo del livello più superficiale, più evidente. Dentro di noi siamo molto tradizionali, e quando si tratta di questo grande risveglio, non credo che è possibile di aspettare questo grande risveglio delle elite russe, che sono molto più, ancora molto più occidentalizzati, ma del popolo. E il popolo comprende il Putin come il simbolo, come il portatore dell'aquila bicefale, come il nuovo imperatore che ricostruisce la grandezza del Terzo Romo. Questa è funzione, è missione, non personale, non individuo. E questo nostro popolo russo oggi comprende molto meglio che ieri, che due mesi fa,
le cose non facile. Oggi precisamente questo è il risveglio, è il risveglio del popolo nel momento critico della storia, e questo non è artificiale, non è propaganda, e questo è la trasformazione o il risveglio spirituale di nostra identità profonda. Questo è la verità. Ma questa verità Occidente non può accettare, come Occidente non può accettare niente di vero, della verità. Questa è la lotta contro la verità che si trova nell'Occidente oggi, e tolleranza zero alla verità, perché quando si sente la parola vera, tutto questo sistema occidentale comincia immediatamente a arrabbiarsi, e questo è molto strano, molto, molto particolare. Non era sempre così. C'è un sviluppo della democrazia liberale in totalitarismo radicale, totalitarismo assoluto che vediamo oggi. Non c'è nessuna tolleranza, nessuna libertà nel senso vecchio. E oggi i progressisti dicono, quando Elon Musk ha proposto di comprare Twitter, dicono: oh, questa catastrofe. Perché catastrofe? Perché non ci sarà più censura. Ma noi progressisti liberali abbiamo bisogno di più e più censure, di cancellare tutte, di censurare tutte, di ridurre tutte le forme dell'espressione. Tutto sono che non sono con noi, sono nazisti, razzisti, totalitaristi, putiniani, eccetera, eccetera. E questa è una forma, è una ossessione, una forma di ossessione dal demonio. Questo non è normale, questo è liberalismo maniacale, è liberalismo che è arrivato a sua contraddizione, a sua opposizione profonda, perché se possiamo ricordare un momento interessante, negli anni 76 negli Stati Uniti era un giudizio, chi fa giudizio, uomo che fa giudizio, il giudice era il giudice ebreo, antifascista, e ha votato nella corte per dare la possibilità ai nazionalsocialisti americani, molto strani, molto pazzi, fare la marcia sulle strade. E ha detto: se io, il giudice ebreo, oggi proibirò questa forma che odio svastica, odio questa forma nazista, odio Hitler, ma se oggi proibirò questa marcia, domani sarò nazista io. E per questo liberalismo vero, per lui, per questo Ari Nehem, suo nome era, per lui liberalismo era lasciare da accadere le cose totalmente opposte a sua convinzione. E questo era il liberalismo. Oggi non è immaginabile, perché non nazisti sono accusati di essere nazisti, non la gente con svastica sono accusati di essere totalmente contrari alle libertà, eccetera, eccetera. Oggi il liberalismo è cambiato tanto che non possiamo riconoscere, non è più liberalismo vecchio, liberalismo a lasciare
fare, lasciare essere. Questo è non lasciare essere a nessuno che sfida questo ordine liberale globale. Questo è il senso della cancel culture, della cultura del cancellamento. E credo per questo che con questo esempio possiamo misurare questo cambio dentro del sistema dominante. E credo che bisogna, contro questo bisogna lottare con Musk, con Trump, con tutte le opposizioni di sinistra, di destra, e finalmente bisogna aspettare i russi, perché siamo portatori dell'aquila bicefale, come Dante aspettava l'imperatore Arrigo, il germano, il tedesco, che dovrebbe venire a scendere all'Italia dai Alpi per liberare l'Italia da questa forma satanica della degenerazione del suo tempo. E credo che questa attesa dei russi può essere anche la forma del sostegno del grande risveglio, perché la parte della popolazione dell'Ucraina aspetta i russi, aspetta i russi con la salvazione. Non è propaganda, non tutti sono d'accordo, non tutti, ma ci sono anche la gente che vede nel noi la ultima speranza, e credo che questo è corretto, non perché i russi sono buoni, non siamo come tutti, siamo peccatori, siamo la parte dell'umanità caduta, decadente, degenerata, noi anche come tutti, ma c'è un spirito che risveglia dentro di noi e che si deve risvegliare anche dentro di voi, dentro tutti. E per questo questa attesa dei russi può essere attiva, per essere anticipazione del risveglio. E se l'Occidente si risveglierebbe se stesso senza noi, saremmo felici di non continuare la nostra marcia all'Occidente, all'Ovest. Di assistere al risveglio dell'Occidente, anche senza. Due domande velocissime proprio su di lei, Alexander. Quante lingue parla? Parlo 8 o 9 lingue, ma può leggere anche alcune lingue antiche e non può parlare, ma con il dizionario può leggere i testi. Dedurre. Sì, sì. Più che 10, sicuro, ma non facilmente, con certe sforze. Beh, insomma, direi che è notevole. E quanti libri ha pubblicato? Anche non può dire più che 60, certo. Ci sono anche alcuni libri che sono usciti, per esempio, nel turco e non sono usciti in russo, in altre lingue. Sono alcuni che sono usciti in finlandese, non sono usciti perché a volte scrivo i testi o articoli, interviste per audienze diverse, per i popoli e paesi diversi, che dopo si formano come libri che escono come libri normali. Per questo ho perduto il conto, sì. No, lo trovo... più che 60, in russo, più di 60. Beh, ce n'è uno che è uscito adesso, mi sembra, no? È proprio nuovo. Ho anche la copertina da far vedere, volendo. Mi ci vorrà un secondo a trovarla, ma intanto provo. Vediamo se riesco a farla vedere.
Eccolo qua. Questo è nuovo nuovo. Sì, precisamente. Questo è l'articolo, grande articolo che è diventato libro, scritto un anno fa, più o meno, è tradotto oggi in molte lingue, linguaggi, anche ha fatto certo successo negli Stati Uniti perché corrisponde con il stato del spirito della gente, dei trumpisti, dei loro che sono contro Covid, contro Biden. Questo libro è diventato questo libro è proibito nelle Germanie, in alcuni paesi, ma è interessante che dopo di leggere non è possibile di comprendere perché. Non c'è nessun radicalismo, non c'è nessun. C'è un testo piuttosto filosofico che spiega il sviluppo del liberalismo come l'ideologia e propone di cercare alternativa. Non c'è niente di radicale, di imporre la mia propria opinione. Questo è l'invito di pensare, di fare la critica, di riconsiderare le cose che siamo abituati a accettare senza critica. Questo è un libro liberale nel vecchio senso, che invita a prendere la distanza contro il discorso dominante, senza nessuna violenza contro anche contro il pensiero generale. Ma è interessante che questo libro precisamente è vietato nei alcuni paesi. Tutto il mondo è al rovescio, tutto il mondo, i test radicali sono permessi, per tutte le forme delle perversioni sono accettati, tollerati, ma semplice piccolo testo che provoca il pensiero, che propone alcune alternative senza insistirne. Questo diventa l'oggetto del cancellamento, della critica, dell'odio, è lì tutto questo a chi? Per questo quando la gente nell'Italia potrà leggere questo piccolo testo, tutto diventerà chiaro. Unica domanda che non troverà nessuna risposta: perché questo libro è vietato in alcuni paesi? Questo è incomprensibile totalmente. Io ce l'ho la risposta, Alessandro, io ce l'ho la risposta. Sì? La risposta è che primo spinge le persone a pensare, a sviluppare un pensiero critico e fare un ragionamento, e secondo dice la verità. Sono due cose gravissime, perché la società attuale non vuole, primo, che pensiamo, e secondo, che conosciamo la verità, e quindi ha un difetto enorme che è questo. Ma mi fa molto piacere definire anche un pochino di più chi è Alexander Dugin, perché lei è considerato il filosofo più pericoloso di questa epoca. E chi ha visto la live di questa sera credo che possa ben capire quanto è forte la manipolazione dei media e quanto una persona con una mente così brillante, ricordatevi che voi avete ascoltato una live non preparata, perché comunque è stato tutto improvvisato, in una lingua che comunque non è la lingua di Alexander, su argomenti filosofici importanti e complicati, e credo che chiunque abbia notato così la spontaneità, l'umiltà, la disponibilità a raccontare, a spiegare di Alexander, con una cultura sconfinata, che purtroppo noi, nei nostri personaggi che girano nell'ambito della politica, cioè neanche se li mettiamo tutti insieme li rimestiamo, raggiungiamo qualcosa di simile, ma siamo anni luce distanti.
una delle menti, secondo me, più brillanti di questa epoca, è disponibile a esprimere, colloquiare, parlare anche della situazione attuale con una coerenza, un equilibrio, una pacatezza, direi, invidiabili. Ecco, questo è l'uomo più pericoloso della nostra epoca. Non lo so, ragazzi, fatevi due conti, perché diciamo che poi ognuno può trarre le proprie conclusioni. Ho sentito anche tante persone ultimamente che parlano di lei, Alexander, perché adesso è il momento in cui il discorso della Russia sta prendendo sempre più piede. Le fanno dire cose che lei non ha mai detto, e questo era un altro motivo per cui mi faceva piacere avere la sua voce, perché poi è molto facile tagliare, cucire, rimontare o riportare mezze frasi che alla fine cambiano il concetto finale. Quindi infinitamente grazie per essere stato con noi, e due parole a Rai, che sei stato la curiosità della serata. Rai, e lo ripeto, è l'abbreviazione di Rainaldo, nome proprio, non è Radio Televisione Italiana, perché molti, vedendo Rai, si stavano preoccupando. E personaggio straordinario, anche Rainaldo, mi meriterebbe una live a parte. Piuttosto ne faremo una solo con te, perché non mi va di relegarti all'ultima parte di un'altra live. Diciamo che era un po' più complicato organizzare con Alexander, diventa un pochino più semplice magari organizzare con te. Però se ci vuoi raccontare due cose di te, visto che hai incuriosito così tanto, a me fa piacere. Innanzitutto grazie. Grazie al professor Dugin, grazie a te. Vorrei fare un appello a tutti coloro che sono in ascolto e che lo saranno, perché so quante numerose sono, e la qualità anche delle persone che seguono le tue trasmissioni. Questo appello è molto importante. Io credo che dobbiamo invitare più persone possibili, tutti, a cessare, a terminare qualsiasi forma di demonizzazione del presidente Putin, in primo luogo per il nostro interesse di cittadini europei. Se vogliamo salvarci dalle conseguenze di questo grande conflitto, la prima cosa è terminare immediatamente la demonizzazione del presidente Putin. La seconda è normalizzare anche il conflitto con il presidente Putin, cioè quando non si è in accordo, quando non si condivide, non è un problema, ma è necessario normalizzarlo. E la terza, che forse è anche un pochino la più complicata, me la riserverei per l'appunto su una live, guarda. Non lasciamo in sospeso. Volentieri, allora, Rai, con un microfono un po' più sottile, perché si sente male. Ti chiedo scusa, adesso va meglio? Un pochino meglio, sì. Ecco, forse non sono stato ascoltato bene, ma si sentiva, la demonizzazione è estremamente pericolosa. Non è un atto di riconoscimento che noi facciamo al leader del popolo russo, è uno stato di necessità per passare ad una fase successiva, che sarà coincidente, credo, anche con sia la vittoria del popolo russo, sia l'escalation o il peggioramento dei rapporti con gli Stati Uniti d'America. Ed è di fondamentale importanza uscire fuori da questa
propaganda, perché ne pagheremo le conseguenze molto più in Europa che non negli Stati Uniti. Quindi anche lo scontro va normalizzato. Io credo che questo sia di vitale importanza, perché qui si parla in Italia di invasori e di invasi, e non ci fanno, non ci mostrano gli invasati, che sono figure per lo più tecnocratiche di potere, che non sono interessati al popolo a cui dichiarano di appartenere. Il popolo italiano, il popolo spagnolo, francese, tedesco, forse quello tedesco meno degli altri, sta subendo non l'arroganza o la vittoria della Russia su questo conflitto, che, come ha spiegato il professore, non è un conflitto, è un'operazione speciale militare, e che si estende, è un conflitto culturale, uno scontro di civiltà, e noi, per causa di governanti apolidi, di governanti che non amano il proprio paese e sono asserviti alla logica del dollaro e sono asserviti a una visione antisovranista e non curano i nostri interessi, noi dobbiamo rivolgere molto l'attenzione a questo grande e primo problema che abbiamo nel continente europeo. Ecco, questo era un appello, perché la demonizzazione non aiuta, anzi peggiora il nostro futuro. Grazie Rae, hai assolutamente ragione. L'ultima cosa, rispetto a tutti quelli che stanno scrivendo che insomma sarà Putin o la Russia a salvarci, sicuramente è una spinta forte al grande risveglio, ma penso di dire qualcosa che condivide anche il professor Dugin: il percorso del soggetto radicale è un percorso individuale, e quindi credo che sia importante che poi ognuno faccia la propria strada, il proprio percorso, anche se c'è un'ondata di risveglio che aiuta a vedere delle cose, però poi quello che è cioè il soggetto radicale è proprio quello che, dopo aver perso tutto, ritrova la propria identità dentro se stesso e non attraverso qualcun altro. O mi sbaglio? Non voglio dire cose non precise. Credo che è vero che le ha detto precisamente. La Russia aiuta con esempio, mostrando che questo è possibile, che resistenza e risveglio sono possibili, ma Russia non può essere presa contro il risveglio interiore e liberazione dell'Europa, è la causa dei popoli europei. Russia non può cambiare questo o alterare questa situazione. Per questo Europa deve ridiventare il soggetto della storia. I popoli europei hanno tutti i diritti per vedere nel potere sui rappresentanti, non come oggi, quando elite non rappresentano nessun elemento di popolo, rappresentano se stessi, elite attuale. Per questo i russi può servire come esempio di questa insubordinazione al potere dei globalisti, ma seguendo questo esempio non è necessario di stare con i russi,
bisogna stare con se stessi. Questo è, sono d'accordo totalmente, che il soggetto radicale non è altro che noi. Bisogna trovare, bisogna cercare questo soggetto radicale dentro di noi, dentro nostra tradizione, nostra radice, nostre fonti. E per noi i fonti sono stessi, questa è la cultura classica mediterranea di Roma. Noi chiamiamo romani, russi romani, de terza Roma. Noi abbiamo le stesse radici dell'impero bizantino, del Platone, dell'Aristotele, ma Europa occidente di oggi ha totalmente dimenticato i suoi propri classici, hanno distrutto questi legami con se stessi, e per questo riscoprire la dimensione del soggetto radicale è lo stesso che riscoprire il Platone interiore, questo è il modello di pensare, di stare nel contatto con l'intelletto attivo, che sta nel centro secondo Aristotele, e Dante era il lettore molto fedele dell'Aristotele. Oggi io rileggevo De Monarchia, perché lavoro su un nuovo libro sull'idea ontologia dell'impero, e rileggendo ho rimarcato che Dante citava molte volte Aristotele, e con grande comprensione, perché Aristotele, Platone, la filosofia dei scolastici è il grande patrimonio dell'Occidente, dell'Europa, e mi sembra che oggi con questa cancel culture l'Europa corta questo legame, perde questo legame con se stessa. E sono totalmente d'accordo con lei, bisogna sempre contare su se stesso, e in questo senso, e affermare sua propria identità, sua propria sacralità, suo proprio centro interiore. Perfetto. Io capisco che è piuttosto tardi, ma so che Rai vuole fare una precisazione. Ti chiedo solo di parlare più possibile vicino al microfono, perché c'è tantissimo rumore, si sente veramente male, abbi pazienza. Eccomi, grazie per la precisazione. Per comprendere l'essenza di tutto ciò che il professor Dugin ha fino ad ora esposto, vorrei rappresentare un fatto accaduto. In data 28 di marzo è stata abolita ogni ora di filosofia nelle scuole della Spagna, e le ore destinate alla storia e filosofia sono state sostituite da ecofemminismo e LGBT. Quindi quando ascoltiamo un filosofo armato, e avete ascoltato ciò che ha detto, nei fatti, nell'Occidente contemporaneo, non si legge più il De Monarchia, perché si legge il Russia. Questa è la precisazione. Hai ragione. Questa è la triste verità di questa controcultura, diciamo. Però noi siamo fortunati, perché abbiamo avuto la possibilità di ascoltare dal vivo Alexander Dugin sul mio canale, e io ringrazio veramente tantissimo. Spero di poterla riospitare in futuro, perché è stata un'esperienza veramente emozionante. Ringrazio anche a nome di tutti gli spettatori, grazie Rai per la tua collaborazione.
Grazie a YouTube per aver tagliato brutalmente i nostri ascolti, lo sappiamo, pazienza. Tanto la live spero resterà sul canale, quindi chiunque l'abbia vista e si renda conto della portata e dell'importanza, se vuole la può divulgare e così ci dà una mano a far vedere al mondo un altro volto del pensiero e della cultura russa che oggi è così tanto importante. Grazie Alexander. Grazie, grazie a lei, grazie Rai. Buonasera, salute a tutti, amici italiani, a tutti noi. Era molto piacere, era grande piacere di partecipare a questa emissione, questo programma vostro. Grazie, grazie veramente. Buona serata a tutti e buonanotte. Thank you.